girato in Perù. Sì, sulle Ande. Sulle Ande, una storia fortemente ambientalista, problema di inquinamento, da piombo, appunto, da sostanze, da metalli. Sì. Metalli pesanti, immagino, che fossero tutti. Sì, residui minerali. Residui minerali che causano malattie, disagi nella popolazione, sì, nella piccola popolazione che abita quel territorio. Se ci vuoi raccontare come nasce il progetto, come arrivi lì? Allora, io sono arrivato lì perché il mio passato film, All'ombra della croce, era stato invitato al Festival di Lima e lì conobbi il direttore di un fondo italo-peruviano, che era un fondo nato sulla conversione del debito. Non so se ti ricordi quelle campagne che c'è stata in 2000, cancella il debito, eccetera. Quindi il Perù aveva un gran debito con l'Italia, è stato deciso di condonare gli interessi e di mettere questi 300 milioni di euro che il Perù doveva all'Italia in un fondo che veniva amministrato dai due stati, praticamente. E questo direttore abbiamo deciso di fare un viaggio insieme e di andare a vedere uno di questi progetti, che era appunto quello che fa la maestra Silvia in questo luogo che quasi potrei definire tipo Marte, no? A 4.000 metri. E diciamo dalle sinergie tra appunto Riccardo Moro, il FIP, la cooperazione italiana, che voleva fare un film su quello che avevano fatto lì, è nato un po' questo progetto. Quanto tempo ci ha messo a realizzare il film? Ma ho lavorato, diciamo, quando abbiamo avuto l'idea, dal giugno 2014, è finito a settembre 2016. Ha avuto delle ripercussioni poi sul territorio comunque ha portato semplicemente a conoscenza della problematica? Allora, il film non è ancora uscito in Perù. Sono uscite delle piccoli ritagli di prensa, di stampa. E che hanno fatto un po' di rumore, ma appunto, data la delicatezza della questione e anche della vulnerabilità dei protagonisti del film, abbiamo deciso di aspettare e vedere un attimo, ricostruire un attimo la proiezione lì, perché lì, insomma, tutte queste persone sono sensibili a minacce, insomma, c'è una zona molto difficile, a volte la legge non esiste in certe parti, quindi insomma. E invece la reazione dei colleghi, dell'ambiente, comunque della piccola comunità? Diciamo che la comunità era già comunque sull'allerta, perché comunque, come dire, gli effetti dell'inquinamento sono visibili nella morte degli animali, dei bambini, quindi insomma è un qualcosa che si vede a occhio nudo, no? Anche il paesaggio ne risente. La novità è che per la prima volta c'è un direttore scientifico. Ma il problema è che, voglio dire, questo benessere non è neanche una chimera, perché non è una cosa che non arriva. In realtà l'industrializzazione lì, in questi posti, il fatto che ci sia una miniera, ha portato un sacco di soldi, quindi sono state potute fare delle strade, delle cose. Poi c'è, voglio dire, una corruzione anche spaventosa dietro, però sono state fatte una scuola, cioè sono stati fatti dei miglioramenti e, diciamo, da una popolazione in qualche modo molto contadina e molto, cioè, se vuoi, isolata, eccetera, e alcuni hanno potuto mandare i figli a studiare grazie ai soldi della miniera, anche quello che un po' racconta il film, cioè il film, se vuoi, è anche un po'. Cioè, quindi c'è questa paura di chiudere la miniera? Ah, sì, no, perché voglio dire, diciamo, il 99,9% del sostentamento di questo piccolo paese, diciamo, vuoi dipendere da me, hai detto la regione. Una lotta ambientalista rischia di essere scomodo per la maggior parte degli abitanti. Ma neanche la maestra mai ha voluto chiudere la miniera, assolutamente. Quello che cercava era un maggior rispetto dei parametri ambientali, quello che è una cosa auspicabile per tutto, perché lì sono delle situazioni, per esempio quelle di scariche di tutti i residui che vengono lavati, a uranio, tungsteno, perché lì in quella montagna c'è di tutto, vengono lasciate lì all'aria aperta, ci passano dei ruscelli attorno e non sono neanche recintati, quindi i bambini ci vanno a giocare, cioè siamo a quel livello lì. Vabbè, di questo lo dobbiamo
stasera alla siciliana, un bocca al lupo per il concorso. Grazie di essere grazie a te.